Con Simone Perinelli, ideatore del progetto Out, Vita sotto gli alberi, presso il giardino privato Il Pecci Rosso a Calcata, 12 eventi a partire da sabato 9 aprile 2022. Ben trovato, Simone. Ciao, grazie e bentrovati anche voi. Ce ne parli? Un progetto molto grande, all'inizio organizzato come una rassegna di 12 eventi che andranno avanti fino al 10 agosto con una festa finale. Si svolge a Calcata, in un giardino privato che si chiama Il Petti Rosso, e sono 12 eventi legati al mondo della natura, dell'escursionismo, dell'outdoor e di tutti quegli stili di vita alternativi alla metropoli. Abbiamo sia eventi per adulti che per bambini che per famiglie, ovviamente tutto è 0,99 anni, assolutamente ogni evento. Abbiamo presentazioni di libri che intraprendiamo con questa formula che si chiama Cammino d'autore, che lega l'escursionismo alla presentazione del libro. Quindi abbiamo ideato queste passeggiate insieme all'autore del testo che presentiamo, con il quale possiamo fare una chiacchierata, possiamo stare in silenzio, possiamo stare a contatto con la natura, per poi finire la passeggiata al giardino Il Petti Rosso per una presentazione un pochino più canonica e dove si può svolgere anche un aperitivo. Questo per quanto riguarda il cammino d'autore. Dopodiché ci saranno gli eventi per bambini, che sono dei laboratori esperienziali di botanica, di esperienze a tema, ad esempio sulla costruzione di un campo indiano. Ad esempio parlo del laboratorio degli indiani d'America, che si chiama appunto Vita da Indiani d'America. Poi abbiamo per esempio quelli di botanica per bambini e per famiglie, dove ci sono sempre passeggiate all'interno del parco Valle del Treia, che è il parco che abbraccia Calcata, il famoso borgo alle porte di Roma, sia Calcata che Mazzano. Queste passeggiate nel parco della Valle del Treia, dove raccoglieremo erbe spontanee insieme a Marina Masini, che condurrà l'escursione. Poi ci sarà la costruzione di un erbario, così come ci saranno laboratori d'arte col maestro Emiliano Borgioni, dove dipingeremo en plein air all'interno del giardino. Saranno laboratori, per esempio, tematici, ad esempio su Monet, dove i bambini riprodurranno alcuni dipinti scelti dal maestro e vivranno questa esperienza come un gioco. E dopodiché si andrà avanti con questi quattro libri, con un laboratorio di teatro in natura che si svolgerà nel bosco, quindi al fiume, giù nella forra di Calcata, un laboratorio condotto da Ordine Sparso, una compagnia che avrà come tema portante l'uomo che piantava gli alberi di Jeannot. Lavoreranno su questo testo. Poi ci sarà un rito del piantare un albero e ci sarà una restituzione sempre nel giardino del Petti Rosso. E poi si andrà avanti con questi testi. I testi saranno tutti testi legati da un tema portante, che è l'ambiente, la natura, la vita all'aria aperta. Sono Dimmi. tutti appuntamenti nel fine settimana? Sono 3 sabati al mese, tolto il 1º maggio e il 25 aprile, sono tutti i sabati in cui svolgiamo questa iniziativa. 3 sabati al mese a partire dal 9 aprile, quindi aprile, maggio, giugno, luglio, e concludiamo il 10 agosto proprio con una festa di chiusura con la musica dal vivo, sempre all'interno del giardino, che sarà allestito appunto con un chiosco dove si potrà fare aperitivo con prodotti biologici del territorio a chilometri zero di aziende agricole amiche. In questo momento Le Vie del Ful è un'associazione che si è ingrandita, dove è entrata a far parte anche Gianluca Romoli, che è un'azienda agricola, Mary e Ilaria, che sono due organizzatrici che hanno a che fare più col mondo teatrale degli eventi, ma abbiamo anche Chiara Jacoppini, che è un'educatrice di infanzia. Poi c'è sempre Isabella Rodo e poi ci sono io. Quindi ci siamo ingranditi con l'idea proprio di poter fare qualcosa a salvaguardia e per valorizzare il contesto naturalistico, in questo caso di Calcata, quindi del borgo, del mondo delle forre, del parco Valle del Treia, e poi chissà un domani magari allargandoci in altri luoghi, perché no? Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Allora, sono eventi su prenotazione. Bisogna fare semplicemente una preiscrizione al nostro circolo, che è un circolo ARCI. Abbiamo una pagina Facebook che è Out Vita sotto gli alberi, così come una pagina Instagram sempre con questo nome, ma anche un sito che è www.outvitasottogliialberi.it.
www.outvitasottogliealberi.com, dove possiamo trovare sia il calendario con gli eventi, sia chi siamo, appunto il progetto, la missione, a chi ci rivolgiamo, ma anche i contatti e il modulo per iscriversi, per prenotarsi ai singoli eventi. Ci sarà una tessera d'ingresso con la quale ci si associa, che è una tessera ARCI. Dopodiché gli eventi hanno prezzi diversi, ma comunque molto bassi a seconda dell'evento, ecco. Comunque nel prezzo c'è compreso l'aperitivo. Faccio un esempio: il 9 aprile l'ingresso è 10 euro, la tessera è 8 euro. Nei 10 euro c'è compreso l'escursione, la presentazione del libro e un bicchiere di vino nel giardino, il Petti Rosso, che è un giardino nel cuore della Valle del Treia, proprio del parco, che guarda Cascata Vecchia e la Forra, il fiume, dove si può godere di un tramonto splendido, ecco. Out Vita Sotto gli Alberi, 12 eventi presso il giardino privato Il Petti Rosso a Calcata, da sabato 9 aprile al 10 agosto 2022. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Simone Perinelli. A presto. Grazie. Ciao, grazie, ciao, a presto, veniteci a trovare.